Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi vi accolgo così, visto che è l'ultimo vlog, quindi versione super natalizia e soprattutto buon Natale, ve lo ripeto anche oggi. Ho appena finito di editare il Vlogmas di ieri. Mi sono svegliata, come avevo detto, alle 8. Adesso sono le 10 e mezza. Spero si carichi in tempo, dico spero perché la connessione è lentissima. Però ci riprendiamo, oggi è Natale. Anche stamattina penso dovrò cucinare qualcosina, tipo fare le ultime tartine perché ho mangiato un po' di pane ieri. Poi c'è la torta rustica, insalata, tiramisù. Giorgia si è appena svegliata. Se avete visto il vlogmas di ieri saprete che abbiamo regalato un telefono nuovo a mio padre. E adesso vi faccio vedere che si sta guardando tutte le recensioni su YouTube. Stai guardando le recensioni sul tuo vecchio telefonino? Pigiami sobri, dove trovarli? Rieccoci a fare le tartine. Questa volta sono un po' di meno. Stiamo facendo sempre gli stessi tipi: salmone, quello lì è il, che era il patatì, olive nere tipo, e noci Philadelphia. Ta-da! Finite anche queste. Tra l'altro, oggi, strano ma vero, riesco anche a farmi il famoso trucco colorato. Cercherò di inventarmi qualcosina. Nel mentre, prima, tra l'altro, mi sono messa a pulire specchi. Che è tutto pulito. Cioè mio padre canta e guina niente. Pazzesco. E queste qui che erano sporchissime, soprattutto fuori. Ed è una cosa che odio, quindi yes. Siamo pronti, postazione. Qui c'è una cuffietta. Inizia il make up. Nel mentre mi ascolto la mia canzone preferita del momento, raga, davvero è tipo un'ossessione dopo che ho visto i film. Tra l'altro, se volete avere anche voi, perché io ho usufruito della stessa promozione, Apple Music gratis per 3 mesi, vi basta andare sul mio account di 21 Buttons che trovate qua sotto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi tramite il link. E cliccando sul banner che trovate sul mio profilo avrete questi 3 mesi gratis, facilissimo, fighissimo. Io penso che probabilmente continuerò con Apple Music dopo che saranno passati questi 3 mesi perché è una figata, cioè è proprio intuitivo, basico, pazzesco. Quindi fatemi sapere se avete provato anche voi, come vi siete trovati. Detto ciò, adesso scelgo la palette e mi metto subito in moto per il trucco. Allora, ho provato a fare questa cosa molto sobria, che adesso non so come sarà venuta, se si vedrà bene, boh. Comunque il suo porco effetto lo fa. Qui mi si è un po' macchiato, ma dettagli, non ho tempo di rifarlo. Quindi adesso faccio la base e finisco tutto. Allora, come vedete, oggi un look sobrio, una cosa discreta che passa inosservata. Mi piace un sacco, se non fosse per questa parte macchiata qui, ma è stato un errore mio. Ho utilizzato la Poison Garden di Nabla e assolutamente non è quello il problema. Quindi, vabbè, rimarrò con questa parte macchiatina. Per fortuna ho l'occhio piccolo, quindi se sto così non si vede. Ho utilizzato anche l'illuminante di Emrazzi, che adesso me lo sono persa. Eccolo qua. Ci sono andata leggera, cioè ho fatto soltanto una swish, quindi direi che è favola. Anche oggi outfit nero. Lo so, sono pessima, ma non riesco proprio a farne a meno. Cioè, il colore proprio mi repelle alla vista, non so come spiegarvi. Quindi, total black. Ho messo questo mega maglioncione di Zara, quello col collo alto, la solita collanina di Tiffany. Poi ho messo i leggings e gli stivali questi qua alti. Vedete, qui c'entra la mia mano e sparisce. Qui c'è il cane che, come sempre, mi ha disastrato il letto. Qui c'è il vlog che invece sta finendo di caricare. E basta, direi che possiamo andare, tanto è alla porta a fianco. Non so se ve l'avevo già spiegato, ma oggi andiamo dalla mamma di mio papà invece, che abita qua vicino, proprio attaccato. Quindi facciamo in un secondo. Mi spruzzo la mia acquetta profumata e poi andiamo perché teoricamente è tardi. Cioè, sono tipo le 2. No, scusate, è 1:30. Giusto qualche cosina. Qui abbiamo, come si chiama, il bollito con le cose del brodo. Qui tutte le verdure, sai. Qui idem, forse un pochino messe meglio. Poi, verdura 1. Penso siano spinaci o bieta. Verdura 2, caponata. Verdura 3, broccoli. Broccoli, sì, una marea di broccoli. E questi, zucchine tipo julienne, un po' col pangrattato, un po' così. Qui abbiamo la carne, qui
Abbiamo altra carne. Qui c'è il brodo per i tortellons, lasagne e la mia quiche locale lì. Questo non ho la più bella idea di cosa sia. Ah, ok, sformato di cavolfiore, tipo gratinato, ma vedo anche dell'uovo, non lo so. E qui c'è qualcosa. Ok, qui c'è la tavola con tutta la gente che vi riprende un po' così, un po' così. Contate che se ieri era tipo il caos, oggi è la tranquillità, è sempre così. Cioè, noi abbiamo proprio due famiglie opposte, ok? Come vedete oggi c'è un lieve chiacchierio, un brusio di fondo. Abbiamo buttato i tortellini freschi. Qui c'è la mia nonnina che ha organizzato il tutto. Abbiamo già mangiato la lasagna. Che sta qui. Ehi. Questa è la lasagna. Dici ciao, nonnina. Tu che guardi sempre i miei video, così ti ritroverai in mezzo. Ciao, ciao, grazie delle buone cose che hai fatto. Una buonissima insalata russa. Ok, brava. Delle tortine buone e varie. Ok. E torta rustica. Quiche. Quiche, eccezionale. E poi c'è quello che mi hai chiesto come dolce, eh. Beh, dopo. Che è a casa. Poi quello, dopo ci commenti anche quello. Ok. Ragazzi, oggi ho beccato un po' più di regalini. Poi vedrete tutto nel video dei regali. C'è una cosa specialmente che sono entusiasta a palla, perché la volevo da una vita, quindi provarla è wow. Adesso vado a casina e prendo i tiramisù che abbiamo fatto ieri. Dolce emozionale, sauna, bagno. Ecco le mie creazioni, tiramisù normale e con i pan di stuelle. Adesso lo assaggio, ma dicono che è buono, meno male. Due. Bravo. È uscito il 28. Ambo. No, non è vero. Ho fatto ambo. Siamo rimasti in pochi, è quel momento in cui tutti lasciano il portafoglio sul tavolo. Sono esattamente le 6:20. Vediamo cosa è rimasto in cucina, ragazzi. Questo è il momento in cui ti si apre lo stomaco. Il mio tiramisù è qui, ma lo porteremo domani che andiamo da mia zia qui sopra, che sta qui sopra. Ma voi non verrete con me perché domani non ci sono i vlog. Ma ragazzi, vi rendete conto che 25 giorni di vlog, cioè vi siete sorbiti la mia vita per 25 giorni. E chi rimane dopo questi 25 giorni è un santo, mi ama. Siamo tornati a casa e stavo ricontrollando il vlogmas, che in realtà è uscito già quasi 3 ore fa, perché io l'ho editato e l'ho subito caricato senza ricontrollarlo. E ho sempre paura di lasciare dei pezzi dove dico cose strane, oppure insomma non si sa mai. Quindi lo stavo ricontrollando, per ora tutto bene ed è quasi finito. Detto ciò, finché sono ancora truccata, vi faccio partire il giveaway di questo Natale, che durerà da oggi fino al 30. Poi le regole ve lo dico bene, però insomma questa è la data, quindi avete 5 giorni per partecipare e il premio è pazzesco. Eccoci giunti alla parte del giveaway per i fedeli e assidui visitatori dei miei vlogmas. Allora, inizio col dirvi che le regole saranno scritte qua sotto nell'info box comunque, quindi se avete qualcosa e non avete capito trovate tutto quanto. Allora, partiamo col dire che i vincitori o le vincitrici saranno 3 estratti random e le regole da seguire sono semplicissime: lasciare un solo commento, controllerò se avete seguito queste regole, quindi uno solo qua sotto scrivendomi qualcosa inerente al Natale, quindi cosa vi è piaciuto di questo Natale, il pensiero che avete su questa festività, cosa avete ricevuto, insomma scrivetemi qualcosa di lungo, non frasi fatte, non emoji, non le solite insomma cavolate, bisogna spremere un po' le meningi, quindi controllerò questa cosa. Estratti random con uno dei vari siti insomma che esistono per le estrazioni. L'estrazione verrà fatta sul mio account Instagram, quindi dovete seguirmi anche lì, logicamente controllerò. Infatti nel commento scrivete anche il vostro nickname di Instagram, così vi ritrovo più facilmente, e logicamente essere iscritti al mio canale YouTube. Queste sono le 3 semplici regole fondamentali, cioè un commento con scritto quello che appunto vi ho detto e il vostro nick su Instagram, e mi raccomando un account vero, non quelli aperti apposta per questi giveaway. Seguirmi appunto su Instagram, trovate sempre il mio nick qua sotto, comunque Ila0203, ed essere iscritti al mio canale YouTube. I premi saranno questi: premio
3 e premio 2, uno di questi due cofanetti di Pupa che all'interno contengono queste cose specifiche. Quindi praticamente c'è tutto, dagli ombretti alle cose per il viso, rossettini, lucida labbra, insomma avete un po' tutto il kit iniziale. I prodotti Pupa sono validissimi, logicamente tutto nuovo, quindi un kit matte e un kit shine, cambia veramente poco l'uno dall'altro. Il primo premio invece è questa palettina qui, che io ordinerò sul sito di Sephora Italia e spedirò direttamente alla vincitrice, ed è la Sultry Palette di Anastasia Beverly Hills. Io adesso vi faccio vedere anche la mia, che ho qui, così la potete vedere dal vivo, che è una delle mie preferite. E se siete amanti del make up dovete avere una palette Anastasia, perché ha gli ombretti più performanti che abbiamo mai provato. Quindi primo premio, secondo premio e terzo premio, insomma poi a seconda di come li spedirò. Sarà valido dal 26, perché voi vedrete questo video il 26, al 30, quindi ho detto male prima, non avrete 5 giorni ma 4, quindi o il 30 sera o il 31 mattina. Sulle mie stories di Instagram troverete i tre nomi dei vincitori, quindi vi contatterò lì su Instagram, controllate i direct, controllate, tanto vi taggerò nelle stories. E niente, spero apprezzerete questi tre premi, che appunto sono tre cose che a me piacciono molto. Adesso vi faccio vedere la palettina Sultry, che è appunto il primo premio. Una super palette glitterosa, questa è la confezione esterna, questa è come si presenta il pack principale, e i colori all'interno sono questi qua, come vedete abbastanza neutri, ma potete anche farci cose un po' più wow, perché hanno questi qua che sembrano quasi foil per quanto sono assurdamente pigmentati. Quindi di nuovo buona fortuna, partecipate in tanti, invitate anche qualche amico, amica, e poi appunto ci saranno tre fortunati vincitori. Ho messo un pochino apposta il letto, che guarda, come sempre era entrata sotto, casino, bordello. Adesso sto accedendo al mio bellissimo Now TV, che me l'hanno regalato, quindi sfruttiamolo. E volevo vedermi un filmetto che ho trovato anche su Sky stamattina. Però giù ci sono mia madre, mio padre che sta settando il telefono nuovo e bla bla bla, quindi me lo vedo qui. Sarebbe da vedere Mamma ha perso l'aereo, che è un cult natalizio, ma io sono più un tipo romantico. Poi mi sono messa il mio pigiama di Natale, ho trovato pure i calzini che sono stappapagnata qui, guardate come fashion. Quindi è tradizione, dopo il pranzo di Natale eccetera eccetera, sono le 8:20, quindi direi che ci facciamo una tisanina e filmetto tattico. Allora, il film che ho visto si chiama C'era una volta un principe. Allora, una cosa pazzesca è che mi hanno messo The Greatest Showman, quindi prima o poi me lo guarderò. Ma ho trovato anche C'era una volta un principe, vedete ci sono gli stessi di Sky. Mi piace anche un sacco questo, Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Probabilmente lo guarderò. Io ero salita col mio tè alla pesca, questo qui, ma mia madre ha deciso di vedere The Greatest Showman. E quindi che fai? Non te lo riguardi? Sì, le devo cantare tutte. Pronta. Hugh Jackman, dai. Don't say it is coming for you, one and after. Mamma mia ragazzi, ogni volta che guardo questo film mi faccio i pianti rari. Pazzesco. Poi io che cantavo tutte le canzoni. Cioè, se non avete mai visto questo film, fatevi un favore, vedetelo, perché è di un'arte assurda, a partire dalle sceneggiature, costumi, i trucchi. Ragazzi, avrei lavorato gratis come una schiava proprio pur di lavorarci. Le canzoni sono qualcosa di assurdo, se appunto vedrete il film vi scaricherete dalla prima all'ultima traccia. È assolutamente il mio film preferito di quest'anno, senza ombra di dubbio. Detto ciò, il mio tè è finito, sono le 10:20 tipo, e mi si sta aprendo un certo languorus, perché a pranzo che abbiamo mangiato tanto, ma sapete che io con quello che ho fatto non riesco mai a mangiare troppo, quindi mi si sta aprendo un pochino uno spassettino. Come vi sembra? Filmozzo numero 2, lucette, qua c'è tutto il banchetto preparato. Mi sono fatta questo paninetto con la sottiletta e l'insalata, così normale. Qui i miei due telecomandi, i biscottini per dopo, così una seratina tranquilla. Allora ragazzi, film finito. Devo dire carino, cioè alla fine mi ha un po' sconcertato, come tutti i film di questo genere, nel senso questi ci mettono 5 giorni, 2 settimane e 22 secondi per innamorarsi perdutamente e addirittura sposarsi, pazzesco. Ma mi rendo conto che un film non succederà mai a noi comuni mortali, quindi va bene così, ci accontentiamo. Detto ciò, io sono
tipo un po' sconcertata, perché ho anche visto l'ultimo vlogmas di Guglielmo e praticamente lui dice le stesse cose che avrei voluto dire io. Questo è il nostro ultimo vlogmas dell'anno. All'inizio, quando ho iniziato questa sorta di avventura che non avevo mai intrapreso, ero molto spaventata, scettica di riuscirci fino in fondo, perché comunque non è una cosa semplice. Ho cercato di spiegarvi in questi giorni, no? Che dietro ogni singolo video c'è un sacco di lavoro. Dietro a un vlog magari ce n'è un po' di meno perché c'è più spontaneità, no? Come dice anche Guglielmo, perché prima di premere rec uno non si prepara mai quello che deve dire o le cose che deve fare, come magari succede in un video un pochino più impostato. Quindi è bello anche per quello, perché una persona riesce a trasmettere meglio la propria essenza, la propria genuinità. E quello che spero con questi vlogmas è di essermi fatta conoscere un po' di più, con i miei pregi, i miei difetti, che probabilmente sono tanti. Mi avete aiutato a capire tante cose. Con alcune persone si è proprio instaurato un rapporto giornaliero, e quindi sì, alla fine di tutto quanto sono molto felice di averlo fatto. Spero di riuscirci anche l'anno prossimo, salvo, non lo so, eventi che me lo impediscono. Ogni giorno comunque ho cercato di fare cose diverse, mi avete vista fare cose anche diverse da quelle che faccio di solito, o cose normalissime che fanno tutti. Spero questi vlogmas vi siano piaciuti, spero parteciperete in tanti al giveaway, perché ci tengo a ringraziare tutti, anche se non riesco, appunto. Ma iniziamo con qualche persona. Visto che vedrete questo video il 26, che è Santo Stefano, buon Santo Stefano, godetevi ancora queste feste. L'ultimo video che caricherò quest'anno sul canale lo vedrete presto, quindi lì vi farò gli auguri poi per l'anno nuovo. E nulla, vi mando un grosso bacione e grazie per essere stati con me in questi 25 giorni della mia vita. Thank you.